Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo della tonalità, ancora una volta, visto che questo è un argomento molto molto importante. Dopo la sigla. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, intanto, che cos'è la tonalità? Ho già dedicato diverse puntate a questo argomento, quindi vi lascerò in descrizione un link su dove andare a trovare esattamente che cos'è e come parlare, dove parlo di questo argomento. Ma fondamentalmente la tonalità è il primo accordo con cui parte una canzone, solitamente determina la tonalità. Cioè, che cosa voglio dire? Che se una canzone è inizia con il Do maggiore, ti amo, ti amo, ti, si dice questa canzone è in Do maggiore. Se noi la vogliamo fare più alta o più bassa, cambiamo la tonalità e la possiamo fare, ad esempio, andiamo un tono sopra in Re maggiore. Ti amo, ti amo, ti. Sentite, si è alzata la tonalità. Se la vogliamo abbassare, la possiamo fare anche in La maggiore, ad esempio. Ti amo, ti amo, ti. E quindi, in base a che tipo di vocalità noi abbiamo, possiamo adattare la tonalità, anzi, dobbiamo adattare la tonalità. Anche perché dobbiamo sapere che ogni voce è una voce che ha un range più o meno ben specifico. Cioè, ci sono i bassi, i tenori, contralti, soprani, ci sono tanti tipi di voci. Comunque vi lascio anche qua un link, così andate a vedere un po' la classificazione di quelle che sono le voci. E quindi, se una canzone è stata scritta per una voce tenorile, ad esempio, e noi siamo dei bassi, non possiamo cantare nella stessa tonalità, ma dobbiamo adattare la tonalità. Questo non significa fare un sacrilegio, non significa andare ad inficiare, diciamo, la canzone, ma significa semplicemente adattare alla propria voce una canzone che ci piace e che vorremmo cantare. È come quando noi dobbiamo indossare dei vestiti. Quindi io ho la mia taglia che è la M, fondamentalmente. Se prendo una XL e mi piace quel vestito, non posso indossarlo perché non appartiene alla mia taglia. Oppure se prendo una S, nemmeno. Quindi devo trovare il vestito che mi va bene. Se mi piace un vestito ma è più largo, lo devo adattare, quindi lo devo restringere. Quelli più stretti è un po' più difficile allargarli, però più o meno ci siamo capiti. Tutti i grandi artisti hanno cambiato la tonalità se hanno dovuto fare delle cover. Ad esempio, c'è una canzone di Alex Britti che è molto bella, che oggi sono io. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Mina ne ha fatto una cover, ma ovviamente poi lo scrivo dentro una canzone. Non la può cantare una voce femminile. E quindi lei ha alzato la tonalità di 3 toni, cioè significa, per chi canta al karaoke lo sa benissimo, più 6. Quindi dal Mi bemolle, che è la tonalità iniziale, Mi bemolle minore, lei l'ha portata a La minore. E quindi l'ha fatta così. E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. E così via, quindi sarà tutta più alta nella tonalità di Mina. Un altro esempio che possiamo fare, ci sta una canzone bellissima di Patti Pravo che ha rifatto Renga. La canzone è Se perdo te, nella sua tonalità è in Fa maggiore. Se perdo te, cosa farò? E Renga questa l'ha fatta, immaginiamo, a meno 8, quindi 4 toni sotto. Quindi se dal Fa arriviamo alla. Se perdo te, cosa farò? Sto facendo proprio la voce di Renga. E quindi capiamo bene che farla a meno 8 non significa andare a distruggere un brano perché, solo perché è più alto, ma assolutamente lui l'ha messo nella propria tonalità. Vi sfido ad ascoltarla e a dirmi che non va bene. Anzi, va molto bene. Vi dico questo perché molte persone, anche i miei allievi, io dico, senti, facciamo questa canzone magari a meno 3. Meno 3? Oh, meno 3 è troppo.
è una tonalità adatta alla tua voce. Quindi dobbiamo capire assolutamente che non si tratta di essere meno bravi o più bravi, si tratta di avere uno strumento diverso. Come se noi suoniamo il violino, ha delle note, il violoncello ha altre note, ma non è che uno che suona il violino è più bravo di chi suona il violoncello. È esattamente la stessa cosa. Un altro esempio che vi posso fare tra due voci maschili, perché si può pensare, ok, se è di una donna la bassiamo, se è di un uomo la canta una donna, si deve alzare, ma anche tra voci maschili ci sono voci diverse. Ad esempio Franco Battiato ha cantato una canzone di Fabrizio De André, che è la canzone dell'amore perduto, bellissima, dove De André, nella sua tonalità originale, la canta in La maggiore. Ricordi, sbocciavano le viole. Come possiamo capire, è molto bassa per una voce tenorile come quella di Battiato, che invece è più acuta, quindi lui l'ha cantata in Do, quindi ha alzato questa di più 3, diciamo un tono e mezzo. Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole, e quindi l'ha adattata facendola un po' più alta, perché è una tonalità più comoda per la voce di Battiato. Quindi ragazzi, cambiamo tonalità le canzoni che ci piacciono, che non sono nel nostro range vocale, ma adattiamole alla nostra voce, anche perché è brutto vedere una persona che si sforza pur di arrivare a una canzone che ha degli acuti troppo alti per la propria vocalità, quindi è meglio vedere una persona che canta nella propria tonalità, che è a proprio agio, e in questo modo può interpretare meglio anche il testo. E ricordiamoci che cantare è mostrare, ma non dimostrare.